Cari amanti di grafica e ascoltatori, benvenuti a un nuovo episodio del podcast Il Grafico Freelance. Oggi parliamo di qualcosa di interessante, qualcosa di fondamentale, la creatività. Per la maggior parte di persone, la creatività è una dote che hanno soltanto gli artisti, quindi musicisti, pittori, poeti, anche grafici e così via. La creatività, in realtà, come dice la stessa parola, indica un processo che ti permette di creare. Chiunque crea, di conseguenza, è un creativo. Questa abilità è presente in ognuno di noi. Dobbiamo semplicemente allenarla. Facciamo subito un esempio nel campo che più mi compete, quindi parliamo di grafica. Quindi parlerò della creazione magari di un layout grafico, o meglio ancora di qualcosa di più intrigante, la creazione di un logo. Dopo il briefing col cliente, il secondo step è il brainstorming, che quando si è in gruppo in un'azienda è un momento di riflessione, si lavora in team, si ci confronta e quindi è un momento molto interessante, un confronto costruttivo con i colleghi, ma quando sei un freelance significa tanta roba. Ecco, questo è il momento che qualcuno direbbe creativo, dove ti dovrebbe venire l'idea, e invece no, sbagliato. Questo perché? Perché le idee non vengono dal nulla, non abbiamo un interruttore che mettiamo in on e arrivano le idee, poi spegniamo, mettiamo in off e le idee non vengono più. Magari fosse così. Il processo creativo per attivarsi ha bisogno di una serie di fattori e situazioni. Per prima cosa dobbiamo trovarci in uno stato positivo. Cosa si intende per uno stato positivo? È esattamente una situazione di rilassamento e di tranquillità interna. Non so se avete mai provato a creare qualcosa o a pensare o attivarvi su qualcosa mentre siete infastiditi o addirittura arrabbiati. Direi che è letteralmente impossibile, oltre che il risultato è disastroso. Uno stato negativo blocca infatti il processo creativo e non solo, fa effettivamente male sia alla mente che al corpo. Motivo per cui consiglio pratiche stimolanti e rilassanti come ginnastica, yoga, lettura o meditazione. Queste pratiche ci riportano ad un effettivo stato positivo. Quindi teniamo bene a mente la regola numero 1. Questa è esattamente la base. Per creare bisogna stare in uno stato di benessere interiore. È fondamentale. Una volta che abbiamo raggiunto questa situazione, siamo pronti per stimolare la creatività. Per farlo, possiamo partire dall'osservazione. Per esempio, ritornando al campo di grafica, al logo design, per esempio, è essenziale osservare ancora prima di prendere la matita e abbozzare. Quindi andare a vedere loghi simili a quelli dell'azienda che devo elaborare, andare a vedere appunto i loghi dei competitor, andare a studiarmi eventuali elementi grafici che possono rappresentare quello che io voglio comunicare. Insomma, abbiamo bisogno di osservare. È evidente che vale anche per altre discipline. Se devo dipingere un quadro, l'osservazione di un luogo o di altri quadri che ritraggono qualcosa di affine può attivarmi un pensiero. Quindi scopro un dettaglio, un'informazione che la mente elabora e da lì possono arrivare nuovi pensieri concatenati. Ecco, nulla arriva dal nulla. Se ci attiviamo verso un qualcosa, scateneremo nuovi pensieri. Alcuni di questi potrebbero essere, tra virgolette, geniali. Attenzione, facciamo subito una netta distinzione tra il farsi ispirare e copiare. Naturalmente la differenza è immensa. Molto spesso la parola di qualcuno può suggerire un'idea. Lo stesso vale anche per le immagini, ma ricopiare esattamente non è la stessa cosa. Chi ha quindi questa consuetudine, meglio eliminarla da subito. Quando crei qualcosa, ma qualcosa che hai sudato per arrivarci, hai un senso immenso di gratificazione. Ecco, possiamo dirlo, ti senti un dio. Del resto, Dio è il creatore per eccellenza. Quella sensazione possiamo viverla almeno per un attimo, anche noi. Inoltre, quello che rende piacevole appunto l'arte di creare non è tanto il raggiungimento dell'obiettivo, ma è come ci siamo arrivati. Il percorso ha un ruolo fondamentale, come del resto per tutto. Tornando al logo design, dopo aver tanto osservato, possiamo iniziare a buttare giù qualche bozza.
Ecco, non ci fermiamo, iniziamo a schiacciare più che possiamo. Anche se il risultato di molte o di quasi tutte fa schifo, non importa, continuate, ragionate da altri punti di vista e se è il caso vi alzate, ritornate poi al computer, ricontinuate, eccetera, eccetera. Non vi preoccupate se non riuscite a creare nessuna bozza. Diciamo che la sindrome del foglio bianco viene anche ai famosi scrittori. Quindi niente abbattimento, continuiamo nuovamente a osservare e poi ritorniamo ad abbozzare. Quindi prendiamo la matita oppure direttamente al PC a fare test. All'inizio la forma che creiamo, qualsiasi essa sia, può non essere interessante, ma modellando, sistemando e ragionando a poco l'idea prende sempre più forma. Anzi, posso dire che un'idea non nasce mai perfetta. Il più delle volte neanche ci convince, ecco, ma magari testando, verificando su foglio, magari in versione digitale, vediamo che alla fine, dopo tanti miglioramenti, sarà effettivamente magari quell'idea geniale che cercavamo. Ricordiamoci sempre che il genio è in ognuno di noi, solo se lo alimentiamo in modo sano. Ricordo una volta che mi stavo recando in un paese a pochi chilometri da quello in cui vivo, stavo guidando, ascoltavo la musica in macchina, mi trovavo in uno stato sicuramente di rilassamento in quanto la musica era piacevole, la strada era in mezzo alla natura. Ad un certo punto, completamente dal nulla, ma dico realmente dal nulla, mi venne in mente una potenziale bozza per un cliente, cioè vidi nitidamente un disegno nella mia mente che sinceramente non ci stavo nemmeno pensando. Quindi mi dovetti fermare e annotai una nota vocale al telefono che specificava nel dettaglio l'immagine che mi si era stampata nella mente. Ecco, una cosa singolare, in quel periodo ricordo che presentavo 3 proposte. E la cosa sorprendente è che il cliente scelse proprio quella. È una coincidenza? No, le coincidenze non esistono. Questo perché nelle precedenti 48 ore e anche più avevo visto di tutto e di più attinente a quella bozza grafica che poi avrei dovuto realizzare. Quindi facciamo un riassunto: come stimolare la creatività? Dunque, per uscire dagli schemi del grafico, ecco, facciamo che questo episodio sia più generalizzato, in quanto la creatività vale per tutto, dobbiamo associarlo comunque a un processo valido e attivo in ognuno di noi. Ognuno di noi è un potenziale creativo. Quando abbiamo anche un piccolo problema nella vita quotidiana e riflettiamo e troviamo una soluzione, ecco, quello è un processo creativo. Stiamo attivando effettivamente la creatività. È la stessa identica cosa. Trovare soluzione è un processo creativo. Molti grafici, per esempio, sono etichettati come creativi. Se fai il grafico, sei un creativo. Io direi di no, non è detto, dipende. Ho conosciuto tanti colleghi grafici molto bravi tecnicamente, ma quando c'era da trasformare un'idea in un'immagine, neanche ci provavano. Questo perché erano convinti di non saperlo e soprattutto di non poterlo fare. Ecco, quello che noi decidiamo e che pensiamo di noi stessi crea un limite appunto in noi. Io per tantissimi anni sono stato convinto di non essere un creativo e finché lo pensavo e ne ero convinto, non riuscivo a tirare fuori dalla mia testa nulla di originale. Siamo tutti dei creativi, lo ribadisco, ma la creatività va alimentata. Una sana curiosità aiuta parecchio. Non intendo la curiosità di sapere com'è finita la storia di una fiction o che post ha pubblicato Kim Kardashian. Io intendo di documentarci su tutto ciò che può arricchire il nostro sapere in quel campo. Se ti documenti tanto nella grafica, anche per esempio nel logo design, è normale che la creatività si attiverà più facilmente perché avrai dei mezzi per arrivare più veloce. Io devo dire che dopo tanti anni il mio processo creativo cambia, è sempre più rapido, è sempre più immediato, delle tecniche che mi permettono di trovare più velocemente delle soluzioni grafiche. Quindi osserviamo tanto, questo è uno dei migliori consigli che posso dare. Ricordo che quando fui assunto a Roma in un'agenzia pubblicitaria ero così contento per la mia nuova mansione di grafico pubblicitario che osservavo con attenzione tutti i manifesti 6x3, dove le aziende locali comunicavano attraverso un effetto grafico. Ecco, io di per sé volevo ricrearli, ecco, mi mettevo lì al computer e dicevo che voglio replicare quell'effetto. Ecco, questa abitudine incondizionata mi portava a documentarmi, a capire come si facevano certe cose e successivamente mi ha fatto crescere, anche e soprattutto a livello
livello creativo. Ora, come attivo la mia creatività? È ovvio che in ognuno di noi può variare, però posso dire che ultimamente ho notato che eseguendo una serie di attività vado in uno stato di on. Vi faccio un esempio. Dopo aver osservato per un paio di ore una serie di immagini inerenti a ciò che devo fare, inizio a schiacciare, poi magari nel caso mi rimetto a osservare, mi rimetto poi di nuovo a schiacciare e così via. A un certo punto chiudo, stop, faccio altro, anzi in particolare vado a fare ginnastica, faccio un allenamento di 20 minuti, massimo mezz'ora. Ok, non dico che lo dovete fare, anzi sono sicuro che funziona tranquillamente allo stesso modo con altre pratiche. Vi mettete a leggere qualcosa di rilassante, fate un po' di meditazione, ascoltate della musica che vi stimola, che vi piace, o fate addirittura yoga. L'importante è che distogliete il pensiero dal lavoro. Ora, controlliamo pure la respirazione, se ci riusciamo, perché la respirazione ci permette appunto di rilassarci e quindi di togliere appunto tutto lo stress, il carico, questa attitudine a voler subito raggiungere il risultato. Scarichiamo lo stress. Quindi rilassiamoci, divaghiamo. L'avete presente quando ci perdiamo nei pensieri, intendo quelli belli, quasi che ti blocchi con gli occhi? Ecco, intendo proprio quello. Se nel frattempo ti viene una preoccupazione che ancora non hai elaborato una bozza per il logo, pensa che è fatta, è cosa già fatta. Continua la tua pratica. Stavi allenando, continua ad allenarti. Stavi leggendo, continua a leggere. Niente preoccupazione. Dopo che hai fatto, ti sei rilassato, hai fatto i tuoi esercizi, hai fatto quello che dovevi fare. Io per esempio vado a fare una doccia. Molti fanno una doccia fredda, ma nel caso mio voglio essere rilassato, quindi me la faccio sempre tiepida. Ecco, mentre sono lì sotto la doccia, dopo i primi 5-10 minuti, pure con un po' di musica di sottofondo, mi rimetto a pensare al mio progetto, al progetto a cui stavo lavorando. Ecco, la cosa interessante è che rivedo le bozze che ho fatto, rivedo un po' quello che ho fatto, e guarda caso adesso mi arrivano una valanga di idee, che alcune sono buone, altre no, però è incredibile il flusso. Ecco, quello è il mio stato di on e penso che realmente è valido per chiunque. Quindi cosa consiglio? Facciamo sport di qualsiasi tipo, basta che ossigeniamo il nostro cervello. Possiamo fare altre pratiche, meditazione o eventuale yoga. E soprattutto leggiamo tanto, la lettura aiuta molto il potere dell'immaginazione. Come diceva Einstein, è più importante della conoscenza. La conoscenza è limitata. L'immaginazione abbraccia il mondo, stimolando il progresso e facendo nascere l'evoluzione. Se ci pensiamo da piccoli, stavamo ore e ore a immaginare tante cose. Io per esempio guardavo per ore le nuvole dalla terrazza di casa mia ed effettivamente sognavo ad occhi aperti come sarei stato da grande, che lavoro avrei fatto e tante altre cose belle, mentre intanto le nuvole prendevano le forme appunto della mia mente che fantasticava. L'immaginazione è un potere inestimabile che molto spesso, se non si fa attenzione col tempo, man mano che si diventa grandi, si tende a perdere. L'immaginazione è effettivamente l'essenza della creatività. Imparate appunto dai bambini, apprendete dai vostri figli, anche loro hanno tanto da insegnarci. Coltivate la vostra immaginazione e fate pensieri positivi. Proprio per questo voglio concludere citando Napoleon Hill. Coltivate sempre pensieri positivi, l'entusiasmo non può fiorire in un terreno pieno di paure.